Tra i problemi della giustizia in primo piano c'è la sua lentezza. Ci sono voluti 14 anni per mandare in carcere a Terni un uomo condannato per violenze sessuali sui figli. Caterina Proietti. Gli abusi si consumano nel garage di una casa. L'orco questa volta è il padre, le vittime sono i suoi 5 figli, 3 maschi e 2 femmine. Il più piccolo ha 4 anni e la più grande 10. Era il 2000. Narni, piccolo paese nel Ternano, fa da cornice ad una storia segreta e drammatica. Mesi di colloqui, racconti e prove raccolte dopo le segnalazioni delle maestre. L'uomo sceglie il rito abbreviato ed è condannato a 5 anni e 4 mesi per il reato di violenza sessuale su minori. I bambini vengono allontanati, ma lui torna in libertà in attesa della sentenza della Corte d'Appello di Perugia, arrivata solo nel 2013. In carcere è finito 4 giorni fa, dopo 14 anni da quelle denunce e con la pena ridotta di oltre un anno. Il ricordo delle indagini lunghe e delicate è ancora vivo in chi allora era all'ufficio minori della Questura di Terni. Fu un'indagine particolarmente toccante e complessa, un reato particolarmente odioso, difficile da far emergere e da accertare in sede giudiziaria. A quell'uomo, un operaio che all'epoca dei fatti aveva 40 anni, vennero concesse le attenuanti di un'infanzia difficile, trascorsa nello stesso orfanotrofio di Luigi Chiatti, l'omicida dei piccoli Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci.